Ed ecco che anche le telecamere si spostano proprio sulla pista della Post Finanze Arena, dove tra poco, e qui vediamo inquadrata Carolina Gillespie, che ieri ha fatto la gara delle coppie d'artistico, quindi oggi sono tutti Sono tutti rilassati qua. e tutti a tifare per la squadra, come ci avevano detto anche Stefania Bertone e Andrea Otarek, ottimi quinti ieri. Ed ecco allora Lorenza Alessandrini, Simone Vaturi, 20 anni per Lorenza, 22 per Simone, e loro hanno scelto una musica dal film Rocco e i suoi fratelli. Godiamoceli. Abbiamo visto Roberto Pellizzola e Corrado Giordani, l'allenatore e il coreografo.
Ed una bella No. prova per Lorenzo Alessandrini e Simone Vaturi, lo sguardo intenso, l'abbraccio, hanno portato a termine il loro primo europeo, vediamo Roberto Pellizzola, Corrado Giordani, io penso che per questo esordio possano essere comunque contenti, ci sono state ovviamente delle cose forse che potevano essere fatte meglio, però un bel esordio penso Fabrizio. Innanzitutto, finalmente possiamo iniziare a respirare perché siamo L'abbiamo rimasti qua in apnea seguito in per 4 apnea. minuti perché comunque c'è sempre Scusami, ti su, faccio notare prego. c'è uno striscione bellissimo che dice ogni emozione una vita straordinaria. Poi lo rileggeremo, ma uno striscione veramente particolare che ho visto dedicato agli italiani. Poi lo andremo a leggere insieme, vai. No, quello che vorrei far sapere è che comunque ogni volta che c'è un italiano c'è sempre un coinvolgimento pazzesco per noi, per cui veramente spero che tutto vada bene e rimani proprio senza fiato. Allora, ragazzi bravissimi, perché infatti vedo anche Roberto Pellizzoli compiaciuto, lui solitamente è veramente serio e quasi impenetrabile a volte, invece mi sono piaciuti soprattutto per come hanno reagito loro, sono veramente due ragazzi che vogliono farsi notare, vogliono far vedere che loro le cose sono capaci di farle anche bene. Giustamente, questa è la prima volta che si presentano. Abbiamo dei dettagli su dei sollevamenti veramente curiosi e geniali per quello che può essere la ricerca di quella particolare in più. Sì, hanno scontato magari non ancora una perfetta esecuzione dei vari elementi. Abbiamo visto qui Lorenza che ha avuto un'incertezza, ma l'intensità con cui hanno presentato il loro programma è stato molto Poi piacevole. guarda, vederlo poi ovviamente qui dal vivo, puoi apprezzare ancora di più la scorrevolezza che hanno avuto sul ghiaccio. Sono stati capaci veramente di coprire tutta la pista e questo è Sì, si è fondamentale. visto che hanno veramente voluto dare il massimo fino alla fine e continuavano a spingere, spingere proprio per poter prendere ogni singolo elemento a una grande velocità. E poi li ho visti veramente concentrati proprio a andare a lavorare su quello che sanno anche loro, sono degli elementi che non gli sono proprio congeniali, ma che a cui devono dare veramente importanza per prendere quei punti. Davvero poi curata nei minimi dettagli, Lorenza, veramente delicata e bella nel suo vestito, nel suo costume scelto per questo programma, mentre nel frattempo sul ghiaccio sono entrati anche Federica Testa e Christopher Muir, quindi davvero da un'emozione Sì, all'altra, cioè mamma mia. batticuore, ed eccoli al Kiss and Cry, Roberto Pellizzola, Corrado Giordani, il loro coreografo. Ricordiamo ex ballerino dell'Ater Balletto, compagnia veramente di danza straordinaria e che si sta dedicando e buttando nel pattinaggio. Ed eccolo allora il punteggio per Lorenza Alessandrini, Simone Vaturi, hanno 67-66 il totale del loro free dance con 36-29 per i Technical Elements e 32-37 per i Program Components e dunque per loro una quinta posizione con un totale di 115 Mamma e mia. 35. Non è andata molto bene. No, hanno sbagliato sicuramente qualcosa, una deduction forse per un extended lift, forse il programma, un sollevamento è stato troppo lungo. Andiamo a guardare esattamente nel dettaglio che cosa potrebbero. Adesso abbiamo dei problemi, però. Non è ancora arrivata la scheda, quindi ci compare sempre con la scheda. Eccoci Adesso è qua. arrivata. Allora, proviamo a guardare. Hanno avuto due sollevamenti di livello 3 e poi andiamo a considerare una sequenza di passi livello 1.